quattro i verbi che risuonano in questa liturgia della parola di questo primo giorno dell'anno, che è anche la giornata mondiale della pace, sul tema datoci da Papa Francesco, la pace come cammino di speranza, dunque di riconciliazione, di dialogo, di responsabilità ecologica. Quali sono dunque questi quattro verbi? Benedire, confessare, adorare e ritornare. Il primo verbo lo troviamo coniugato nella prima lettura, tratta dal Libro dei Numeri. È la benedizione di Aronne, così viene chiamata, quella benedizione che poi San Francesco farà propria. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Faccia risplendere il suo volto su di te e ti dia grazia. Rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Che cos'è dunque la benedizione? È questo affidare totalmente a Dio, se stessi, gli altri, perché il volto di Dio risplenda per noi. Perché cioè il nostro rapporto con Dio sia un rapporto d'amore, di sguardi, di volto a volto, una relazione vera, profonda, personale, tale da riempire il nostro cuore, da renderlo certo di essere colmato e avvolto dall'amore eterno. Capite allora quanto è importante la benedizione e quanto è necessario invocarla su di noi, sugli altri, certamente anzitutto su quelli che ci sono affidati, ma naturalmente su ogni creatura umana. Benedire qualcuno, invocare la benedizione dell'Altissimo su di lui, su di lei, significa chiedere quanto di più bello, di più vero, di più giusto sia possibile per quella persona. Come Dio sa soltanto amore eterno, amore personale, amore fedele, sa e vuole. Accanto a questa esigenza di benedire, ecco l'altra che ci viene testimoniata da Paolo nella lettera ai Galati, confessare. Dove la confessione è la testimonianza della nostra fede. Ebbene, qual è il centro, il cuore della nostra fede? Il cristianesimo è la religione non della salvezza dalla storia, ma della salvezza della storia. Di un Dio che si è fatto uomo perché l'uomo potesse farsi Dio, cioè partecipare alla vita eterna. Ed ecco allora che al centro, al cuore della nostra confessione di fede, c'è il figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge e perché ricevessimo l'adozione a figli. Sappiamo che questo versetto 4 della lettera, del quarto capitolo della lettera ai Galati è costruito, come si dice, tecnicamente a chiasmo, cioè con una corrispondenza delle parti che è molto bella, meriterebbe da solo un approfondimento. Ma il centro, il messaggio ci dice che il figlio è venuto fra noi e che dunque credere in lui, amarlo, mettere Gesù al centro del nostro cuore e seguirlo con tutta la nostra vita è quello che ci salva, che ci rende liberi e felici. Dunque, accanto a questa prima parola della benedizione, questa seconda della confessione di fede, che dà sapore alla vita, che ci fa riconoscere colui che è nella notte del mondo la stella della redenzione, alla quale fare riferimento, dalla quale lasciarsi guidare, nella quale contemplare l'amore che ci è stato donato. E poi nel Vangelo gli altri due verbi. Da una parte adorare, è quello che fanno i pastori che vanno al presepe e lodano Dio e lo glorificano e vengono quasi rapiti, stupiti
da quello che osservano. E poi Maria che medita nel suo cuore tutte queste cose. Il verbo greco symvalousa dice esattamente questo mettere in rapporto fra di loro. Maria legge il disegno di Dio. Ecco, questa è l'adorazione. La capacità di riconoscere i legami, i segni, le vie che Dio ci dà perché possiamo corrispondervi con tutta la nostra vita. E allora questa esigenza profonda di adorare Dio seguendone e compiendone la volontà è quello che si realizza tanto nei pastori quanto soprattutto in Maria e in Giuseppe, che fanno la volontà di Dio per vie misteriose per loro, ma alle quali essi si affidano totalmente confidando nel Signore. Quanto è importante nella vita avere questo spirito di adorazione, questa capacità di riconoscere i segni di Dio e di corrispondervi, questo seguire il Signore lì dove attraverso i suoi segni ci indica e ci precede. E ognuno che abbia un'esperienza di vita di fede sa come è importante il discernimento dei segni di Dio, quella che Sant'Ignazio chiamava la discretio spiritum, e la volontà e l'impegno a seguirli. E finalmente, al culmine di questo cammino di benedizione, lo abbiamo detto, di confessione, di adorazione, il ritorno. Quando furono, dice, i pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto. Anche Maria ritorna all'umiltà del quotidiano. Che cosa significa questo ritorno? Che l'incontro profondo e trasformante con Dio, fatto di benedizione, di confessione di fede, di adorazione, è qualcosa che ci trasforma, che ci colma dentro, ma non è qualcosa che ci rende estranei a questo mondo. Tutt'altro ciò che il Signore ci chiede, una volta fatta l'esperienza profonda del suo amore, è di testimoniare Lui nella quotidianità della vita e di irradiare nelle opere, nei giorni che ognuno di noi è chiamato a vivere, quello che Lui ci ha donato. Ecco perché questa liturgia della parola si addice in maniera meravigliosa sia alla solennità della Madre di Dio, Maria è l'esempio altissimo di ciò che sto dicendo, sia al primo giorno dell'anno, perché ci indica la strada da percorrere, essere uomini e donne esperti nel benedire, nel confessare, nell'adorare, per poter poi vivificare la nostra vita nell'umiltà del quotidiano con l'incontro che abbiamo vissuto con Dio. È quello che io auguro a tutti voi, ognuno secondo la sua vocazione e il suo impegno, dalla vita sociale e politica, alla vita familiare, alla vita lavorativa, alla vita dello studio, a quello che insomma ogni giorno ognuno di noi è chiamato a realizzare. Se avremo questo spirito di profonda contemplazione di Dio, di benedizione, di confessione di fede e di adorazione, allora tutto ciò che faremo sarà vivificato da questa presenza che colma il cuore, che ci dona pace e ci rende a nostra volta sorgenti di gioia e di pace per tutti coloro a cui Dio vorrà mandarci e che Lui vorrà affidarci. Signore, in questo primo giorno dell'anno, in questa giornata mondiale della pace, noi ravviviamo in Te la nostra speranza, sapendo che Tu sei il Dio della promessa, che Tu sei il Dio fedele. Noi Ti benediciamo, Ti confessiamo, Ti adoriamo e, trasfigurati da questo incontro con Te, vorremmo vivere i nostri giorni in modo che essi siano una Tua presenza fra gli uomini anche attraverso ciò che siamo e facciamo. Portaci per mano a realizzare cammini di pace. Aiuta i responsabili dei popoli, delle nazioni a fare scelte di giustizia e di pace e nell'umile quotidiano di ognuno di noi vieni Tu a risplendere
come stella che illumina la notte, come sole che risplende sui giorni, perché in ogni cosa possiamo adorarti, confessarti, benedirti e proprio così vivere quello che il Padre desidera per ciascuno di noi, per la sua gloria e la nostra salvezza. E Maria Santissima, Madre di Gesù e nostra, ci accompagni in questo cammino di pace. Amen.